Dice il titolo del vostro congresso, rigenerare la comunità. So che qualche minuto fa il ministro del lavoro se n'è andato. Mi sarebbe piaciuto ascoltarla, senz'altro ha detto cose molto serie, ha detto cose molto sensate e così via, ma sono sicuro però che dalla sua bocca non è uscita quella esigenza così forte, per esempio sottolineata adesso da Pasquali, e che Andrea ha molto molto sottolineato nella sua relazione, l'esigenza di uscire dal pantano in cui ci troviamo oramai da diverso tempo, attraverso non qualcuno che ci libera, ma attraverso una iniziativa talmente coinvolgente, talmente responsabilizzante, da creare premesse a che nuove metafore appunto possano essere il viatico per una nuova comunità che si rigenera attraverso la forza che sa sprigionare. Qual è la forza, mi chiedo, che il governo Monti può avere senza la collaborazione delle realtà radicate nella società italiana? Il ministro del lavoro poc'anzi ha parlato senz'altro anche della vicenda delle pensioni. Quello strafalcione che ancora non riusciamo a correggere, e cioè che il governo stesso non rispetta le stesse norme della Repubblica in vigore fino al 31 dicembre dell'anno scorso, riguardo i cosiddetti esodati, è la testimonianza più eloquente di quali gravi responsabilità costoro si prendono nell'assenza di una discussione. Non si capisce per quale motivo, al posto di vendere le persone, come si sta facendo, non ci si predispone per vendere i beni del demanio pubblico, che assommano a circa 500 miliardi di euro. Certo, non è facile vendere subito, ma si potrebbe anche mettere a frutto tutti questi beni. Prima si fa e meglio è. Diversamente i colpi su di noi saranno sempre maggiori, e non solo questo distrugge il sociale, ma distrugge, taglia l'erba sotto ai piedi dell'economia italiana. Di questo noi siamo convinti. La questione che pensiamo, per esempio, per l'ultima decade di giugno è di arrivare, come sa Andrea, a una forte iniziativa simbolica presso l'abbazia di Cassino sull'Europa, e chiedendo anche a amici del nostro ambiente culturale di altre parti d'Europa per fare una riflessione sull'Europa e sull'esigenza che abbiamo di dotarci di un governo politico europeo, l'unica occasione per uscire da questa condizione, per liberare le comunità da una condizione imbarazzante, perché parliamoci chiaro, sono i banchieri che decidono tutto quello che vogliono, di una debolezza così forte della politica e quindi delle persone.